La pace si costruisce ogni giorno con i piccoli gesti per aiutare i più deboli e i soli. È il messaggio che lanciano gli oltre 1000 giovani studenti delle scuole superiori universitarie che arrivano da 13 paesi europei all'incontro dei giovani per la pace, il movimento legato alla comunità di Sant'Egidio che si svolgerà fino al 27 agosto tra Padova e Venezia. Siamo un gruppo di 30 giovani da Parigi e Lyon. Siamo proprio l'esempio di un'Europa che non ha confini e siamo contenti per questo. Siamo qua perché crediamo nella pace e siamo contenti di ritrovare i nostri amici che come noi costruiscono la pace ogni giorno nelle loro città. E per noi questo vuol dire stare vicino ai più poveri, ai bambini soli, agli anziani, ai senza fissa dimora. Quindi una pace concreta. L'impegno ogni giorno nelle periferie delle città che nei mesi estivi non si è mai fermato e ha tramutato le ferie in vacanze solidali con i rifugiati nei campi della Grecia e di Cipro. In questi campi ho imparato cosa vuol dire la parola speranza, ho imparato cosa vuol dire non avere più nulla, essere scappati dalla propria vita normale e ritrovarsi stranieri in una terra altrui. E ho capito che cosa vuol dire essere la fortuna che ho io a poter dare una mano, perché nei campi in Grecia io ho imparato che anche la mia piccola vita può essere messa a frutto. A Padova l'incontro in fiera nel padiglione 11 per parlare di pace e accoglienza, poi la preghiera nella Basilica del Santo e domenica, infine a Venezia, in piazza San Marco, il flash mob finale. In Veneto sono arrivati anche 70 ragazze e ragazzi provenienti dall'Ucraina. Hai paura? Possiamo dire di grande crisi umanitaria perché la guerra ha portato a grandissima povertà e poi sempre tanti morti, diciamo, ogni giorno.